Mourinho resta, tra il suo desiderio di rimanere, resta. Il desiderio di Ibra qual è? Au revoir. Au revoir, bonne nuit, on se voit. Robinho? Di. Ma di che cosa? Pare che sia in partita. Ah, bravo ragazzo, sa giocare bene a calcio, è un giocatore del Milan, a me piace, molto forte. No, ma lui vuole rimanere, aperto e tutto, è ancora un po' tentato dal... No, è stato tolto dal mercato a gennaio, lui si è messo la testa diciamo in pace di rimanere in Italia, casomai è più facile che si rinnova un contratto che va in Brasile. Salomon invece secondo te cosa fa? Resterà qui o Salomon, ma vediamo, Salomon sicuramente è un giocatore che deve cominciare a fare le partite come la stava facendo in Brescia e adesso vediamo un po' quali siano i programmi per l'anno prossimo. Mino, ma il Santos senza Robinho, senza Neymar vuole Robinho, è vera questa cosa? Quello che vuole Santos non è molto importante. Sempre 15 milioni? Ma che ne so io, il Santos, quello che vuole il Santos non è importante, io non... né presidente Santos, né tifosi del Santos, né azionista del Santos, a me del Santos non mi preoccupa. È vero che hai preso anche la procura di Niang? Sì, sì, sì. Lui resterà qui ovviamente per crescere. Fa parte del futuro del Milan. Senti, sull'allenatore che idea ti sei fatto parlando con Galliani, che Allegri rimarrà o...? No, è una questione dove io non entro. Credo che è una questione specifica per Galliani e per il presidente. È una questione che credo che è importante, ognuno rispetta le sue aree, le sue competenze. Io credo solo che possiamo dire che Allegri non ha fatto bene, ha fatto più che bene. Questa è una cosa data di fatto, è un dato di fatto che credo che ha un gruppo intorno a lui, sia la squadra che si fida molto di lui. Poi chi comanda la società fa le sue scelte e prende le sue conseguenze. Dato di fatto che Allegri ha fatto bene e che ha un gruppo con lui. Senti, un ritorno di Ibra in Italia ad escludere al 100%? Credo di sì. E le voci che lui si vorrebbe addirittura tagliare l'ingaggio per la nostalgia che ha dell'Italia, ti fanno sorridere? Mi fanno sorridere perché lui non parla mai di ingaggio, lui gioca a calcio, io parlo di ingaggio. Io non parlo di... Interesserà anche a lui, voglio dire. No, non interessa a lui, è un mio responsabilità, lui non ha mai parlato di ingaggio, non ha mai parlato di stipendi. Ma giocatori del calibro di... sempre state voi. Ma giocatori del calibro di Ibra, campioni così in Italia si possono vedere ancora o è difficile? Io credo di no, non l'ho sempre detto, poi uno vuole fare uno sforzo, però calibri di Ibra ci sono tre al mondo e non credo che né di questi tre possano arrivare in Italia. Senti, hai visto, avevi sentito Balotelli? Elkan pensa diverso, però sai, Elkan è famoso, è più forte su altre cose. Avevi sentito quando Balotelli ha detto per che Allegri rimanga sarei disposto a fare tutto, qualunque cosa? Massimario ha detto questo perché ha espresso il suo pensiero, credo che se parliamo di Mario con Allegri ha fatto non bene, di più, si vedono i numeri, quindi è ovvio che lui sa quelle che ha, non sa quelle che potrebbe arrivare, quindi lui si sente molto bene con Allegri, ha fiducia in lui, è contento di lui. Quanto vale un Salvatore Dalì? Ah, quindi anche lui diventa un quadro da collezione, come Balotelli. Lo è già. Ma è giusto che un allenatore come Ferguson dica a Pogba di non andare in Italia perché è un paese razzista? Cioè, ho detto che comunque lui andando in Italia... Non lo so quello che ha detto Ferguson, non credo che abbia detto una cosa del genere, se l'ha detto magari qualche ragione sua l'ha avuto, però che noi in Italia abbiamo un problema di razzismo credo che sia evidente. Il problema è che dobbiamo entrare nel 2013, come sono entrati anche in altri paesi e altre nazioni. Questo problema di razzismo deve assolutamente sparire, è una cosa che per noi deve essere un obiettivo principale e fondamentale perché ci fa crescere non solo il calcio ma tutta la società. E non è ammissibile che oggi ancora nel mondo esistano delle persone che pensano che ci siano due o tre o quattro tipi di persone, siamo tutti nella stessa terra, siamo tutti uguali e nel calcio e specialmente nello sport deve essere una pubblicità specialmente per questo. Poi sai, io ho sempre detto, combattere il razzismo è molto difficile perché chi è razzista per definizione è ignorante, cioè tu non puoi essere intelligente e essere razzista, tu sei ignorante e sei razzista. Come spieghi a un ignorante che è ignorante? Cioè è un po' difficile, è già ignorante per sé,
Quindi lo dobbiamo far capire tramite la cultura, tramite l'istruzione, tramite le scuole, tramite severe punizioni su tutti i fronti, e dobbiamo specialmente combattere le persone che vogliono far passare questo come vabbè, lasciamo stare, non è così o non è così, come ho visto anche l'altro giorno Zeman, che mi è dispiaciuto molto. Ecco, tornando a quelle parole, lui dice non ce l'hanno con Balotelli perché è di colore, ma ce l'hanno per il suo atteggiamento. Sei d'accordo oppure invece pensi che la matrice sia razzista? Non lo so, io non lo posso dire questa, e lui neanche lo può dire questa, perché non è che lui stava fra quelle gente lì e ha fatto il sondaggio e ha chiesto perché facevano delle cose e perché non facevano delle cose. Però la gente che fa queste cose qui lo fa per una ragione razzista, non lo fa per una ragione di atteggiamento, punto. Poi sai, tu non puoi mai diciamo svalutare o far di meno un sentimento che ha un'altra persona. Cioè, come sa Zeman quello che Mario si sente o non si sente, come sa Zeman quelle che hanno detto alla tribuna e con quale intenzione gli hanno detto. Comunque queste storie devono assolutamente sparire dai stadi, per una ragione, per l'altra ci deve essere un altro comportamento. Io sono stato a vedere la finale Borussia Bayern München, guarda, per me il più grande complimento per me l'ha avuto il pubblico, perfetto, da tutte le due parti, un tifo sportivo, però molto, molto di buona educazione, molto bello per vedere di uno come me che era neutro in questa cosa qui. Uno vuole andare allo stadio anche a vedere queste cose qui. E Mino è Platini che dice però in campo decide l'arbitro, Balotelli non può abbandonare anche in caso di razzismo. Sì, è vero, Platini credo che in pratica ha ragione quando dice chi applica le leggi in campo è solo l'arbitro. Questo non vuol dire che una persona può avere altre idee e può assumere altre responsabilità sue. Io penso che sì, Mario ha questa idea, sa qual è la conseguenza, sa lui di decidere di prenderla o no. Io credo che possa essere con Mario, io non voglio far parte di un evento che ammette e che sostiene il razzismo, tutto là. Quindi se l'arbitro decide in campo, allora che è l'arbitro che ci manda negli spogliatoi tutti, perché l'arbitro deve far finta in meno che anche lui, diciamo, di colore, che anche lui è la persona che viene, diciamo, discriminato. L'arbitro deve cominciare a capire che lui si deve mettere nei panni di persone che viene discriminata. Allora sì che l'arbitro va via e ci manda negli spogliatoi.